ragazze, allora questo è il video sui prodotti che ho provato ultimamente e che non mi sono piaciuti, con cui non mi sono trovata bene. Partiamo subito dal primo. Allora, primo, e mi dispiace doverle mettere tra i prodotti non preferiti, sono le ciglia finte della Make Up For Ever. Queste sono quelle fucsia che... di cui vi avevo accennato su Facebook. Allora, il problema delle ciglia finte della Make Up For Ever, secondo me, è che non sono così morbide come dovrebbero essere. Io mi sono trovata male, devo dire, soltanto con le ciglia finte della Make Up For Ever. Non so, così le vedete meglio, forse se apro la scatolina, vedete? E allora, ho preso queste non chiaramente per portarle in giro ogni giorno, ma era più che altro per fare un tutorial, insomma, volevo fare un tutorial stile emo, anzi farò un tutorial stile emo e volevo usare queste ciglia finte qua, però devo dire che durante le prove del tutorial non riuscivo non ad applicarle, però non erano comode da tenere su. La linea che sta... dove sono attaccate tutte le ciglia finte non è per niente morbida e flessibile, è troppo rigida, e il che la rende molto molto scomoda, specialmente nell'angolo interno, anche se ho tagliato comunque quel pezzetto che avanzava di riga, l'ho tagliata, ma comunque sono davvero scomodissime. In più, non so se notate, ma ai lati, cioè all'esterno dell'occhio, c'è queste piumette, e mentre provavo ad applicarle, una di queste piumette mi è rimasta in mano, quindi ho detto ma che qualità sarà. Quindi davvero sono le seconde ciglia finte della Make Up For Ever. Chi ha visto l'altro mio video di questo genere sa che ho già provato un altro paio di ciglia finte di questa marca e davvero non mi piacciono per niente. Sono sempre più convinta che convenga molto di più comprare quelle della MAC, perché sono davvero ottime, morbide, non danno assolutamente fastidio e costano anche meno. Queste mi sembra siano sui 17 euro o 15, quelle della MAC sono 12. Poi altro prodotto che non mi è piaciuto per niente è questo, che è lo spray termoprotettivo della Indola. E l'Indola ho sentito dire da diversi parrucchieri che è un'ottima marca come appunto prodotti per capelli, però devo dire che questo termoprotettore è davvero pessimo, perché appiccica tutti i capelli. Ho provato ad usarlo sia sui capelli bagnati umidi, sia sui capelli asciutti, sia prima di usare il phon che prima di usare la piastra, sia ciocca per ciocca che su tutta la capigliatura, ma non c'è niente da fare, appiccica i capelli in una maniera allucinante, sembra lacca per capelli. Poi mi sono pentita perché quando l'ho comprato ce n'era un altro di un'altra marca, che però era in crema, era idratante, e siccome costava il doppio ho detto no, prendo questo qua che è un termoprotettore normalissimo, è quello che mi serve. E in realtà poi sono dovuta ritornare a prendere l'altro, ovvero sono andata su un sito internet e ne ho preso un altro ben diverso da questo, perché questo è a spruzzino, vedete, il prodotto è così. Ne ho preso uno in crema che è un po' idratante, ma almeno non appiccica i capelli, anzi li rende molto più morbidi, più setosi. Quindi questo io davvero non ve lo consiglio affatto, è davvero pessimo. Poi, altro prodotto che mi ha delusa molto, e di questo mi sembra di averne già parlato, ma ancora quando l'avevo comprato l'anno scorso nel video haul, e devo dire che da quel giorno questa matita l'ho usata sì no un paio di volte, ma proprio per sbaglio, diciamo, ed è la matita della MAC che si chiama Sense of Style. Non so se sia in edizione, se fosse in edizione limitata o se è permanente, può darsi che sia in edizione limitata, può darsi che fosse in edizione limitata, però volevo farvi notare il fatto che questa matita dovrebbe essere blu scura e in realtà ha un colore che è simile al nero, però non è nemmeno un nero così forte. Adesso spostate che mi avvicini alla videocamera. Vedete che sembra nero, però neanche un nero bello intenso, sembra un po' un grigio scuro, in realtà dovrebbe essere blu, e essendo un coil power pensavo fosse comunque simile alla fila, quindi ottima scrivenza, colore fortissimo, intenso, invece è stata una grande delusione. Poi, altro prodotto che devo inserire tra i prodotti che non mi sono piaciuti ultimamente è questa, che è la crema mani della Neutrogena, o Neutrogena. E questa, allora, io avevo, qualche tempo fa, avevo quella con il tappino blu, e quella mi piaceva molto. Idratava le mani perfettamente, e l'effetto delle mani belle idratate durava anche parecchio. Invece questa,
è concentrata, ne va applicata davvero poca. Io ho provato sia a metterne poco che a metterne un attimino in più, ma comunque lascia le mani morbide, sì, al momento, però dopo un paio d'ore sono già secche, ma non secche come erano prima, ma di più. Al momento idrata le mani, poi dopo un paio d'ore le mani sono più secche di prima e quindi questo mi porta a pensare che questa crema mani non sia affatto efficace, anzi sia meglio non usarla proprio. E poi ultimo prodotto che devo mettere tra i prodotti sfavoriti è la Nail Polish Remover Pen della Essence. Questa l'ho presa poco tempo fa e ve ne avevo parlato. E il problema di questo prodotto è, vabbè, che costa poco, quindi non, le mie aspettative non è che fossero chissà che, però dopo un paio di volte che l'ho usato già non era più efficace per togliere lo smalto, quindi questa penna praticamente può essere usata un paio di volte e poi basta. Io addirittura ho girato, non so se vedete, ho girato il cosino qua, e quindi vi consiglio di fare lo stesso in caso, basta appunto toglierlo e girarlo, perché una volta finito l'acetone da quella parte si può usare da questa parte qua, però ripeto, davvero anche da quest'altra parte l'ho usato una volta e già non assorbe, cioè non toglie più lo smalto, quindi appunto va usata davvero per i ritocchini soltanto una volta ogni tanto, perché se come me sbavate regolarmente lo smalto e quindi avete bisogno di usare questa pennina regolarmente, non ve la consiglio, perché appunto dopo un paio di usi già sarà da buttare. Quindi niente, questi erano i miei prodotti sfavoriti di questo periodo. Se avete altri prodotti con cui non vi siete trovate bene, me li scrivete nei commenti, così ci aiutiamo tra di noi, aiutiamo anche le altre ragazze che vedono. E io niente, vi mando un bacione grossissimo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!